Eravamo rimasti a pagina 5 5 51 50 Adesso vediamo 50 Eravamo imbarazzati entrambi Mademoiselle Sibilla si ho chiesto Wii oui, ha risposto poi rapidamente, Wii oui, Wii, oui, entra, come un delicato singhiozzo. E metteva il primo Wii oui in modo quasi normale, poi subito il secondo come ispirato, con un breve colpo di gola e quindi il terzo ispirando di nuovo con un impercettibile tono interrogativo. Il tutto faceva pensare a un imbarazzo infantile, al tempo stesso a una timidezza sensuale. Si è fatto da parte per lasciarmi entrare, e ne appartiamo il profumo educato. Se avessi dovuto dire come fosse uno studio bibliografico, avrei descritto qualcosa di molto simile a quello che vedevo. Scaffalature in legno scuro, cariche di volumi antichi. E volumi antichi anche sul tavolo quadrato, pesante. Un tavolinetto con un computer in un angolo. Due mappe colorate ai lati della finestra, dei vetri opachi. Luce soffusa, ampie lampade verdi. Oltre alla porta, un lungo sgabuzzino. Mi è apparso un laboratorio per impacco e spedizione dei libri. Dunque, voi siete Sibilla, oggi Buddha mandato Madonna, qualcosa mi dicono che avete un cognome impronunciabile. Sibilla, Jasnor, yes, sì, qui in Italia pone dei problemi. Ma voi mi avete sempre chiamato Sibilla e basta. La vedevo sorridere per la prima volta, le ho detto che volevo ambientarmi. Volevo vedere i libri di maggior pregio, la parete là in fondo, mi ha detto, e si è abbiata per mostrarmi lo scaffale giusto. Camminava silenziosa, sfiorando il pavimento con le scarpette da tennis, ma forse era la mocchetta che ne ha tutti i passi. Sutta la bacia adolescente, sta come un'ombra sacra stavo quasi per dire ad alta voce invece ho detto chi è Card Cardarelli? «Cosa?» ha domandato voltando la testa e facendo ondeggiare i cappelli. «Niente», ha risposto, «fatemi vedere». Bei volumi da sapore pettusto. Non tutti avevano un tassello sul dorso che dicesse cos'erano. Ne ho estratto uno, istintivamente l'ho aperto per cercare il francespizio col titolo e non l'ho trovato. Incunabolo dunque, una relegatura cinquecentesca in scrofa con impressioni a freddo. Passava le mani sui piatti provando un piacere tattile. Leggermente stanco alle cuffie. Lo sfogliato toccando le pagine con le dita per vedere se, se scrocchiavano, come diceva Gianni. Scrocchiavano fresco e marginoso, ha libri gore marginali, alle ultime carte, tarlo all'ultima segnatura, che non affetta il tasto, bella copia, sono andato al colophon sapendo che si chiama così, e ho sillabato, veneti smense settembre, 1400 scusate, 1497 Ma potrebbe essere. Sono tornato alla, alla prima pagina. Gamblicus de Mysteris Agetiarum è la premedizione del Gamblico di Ficino, no? È la prima, Monserbadone, la riconoscete? No, non riconosco nulla, dovete, dovete imparare questo, Sibilla. Semplicemente so che il primo jamblico tradotto ad Officina nel 1497. Mi chiedo scusa, devo abituarmi, è che voi eravate così fieri di questa coppia, davvero splendida. E avete detto che per ora non la si vende. Che ce n'è pochissima in giro, lasciamo che appaia a qualche astro in qualche catalogo americano. Che sono, che sono bravi, che quelli scusate, sono bravi a fare limitare i prezzi, poi mettiamo in catalogo la nostra coppia. Sono una veduta mercante allora. Io dicevo che era una scusa, che volevate tenervelo un poco per voi, per guardarvelo ogni tanto. Ma siccome vi eravate decisi a sacrificare l'Ortelius, vi do una bella notizia. Ortelius quale? La Plantin nel 1666, tavola colori e il parergon. Pare, Legatura d'epoca. Eravate così contenti di averla scovata, comprando per poco l'intera biblioteca del commendatore Gamit. Mi ero eravate decisa a metterla in catalogo finalmente, mentre voi mentre voi non stavate bene sono riuscita a venderla e a un cliente. Uno nuovo, non mi pareva un vero bibliofilo, piuttosto uno di quelli che comprano per investimento, perché gli hanno detto che ore libri antiche aumentano in fretta. Peccato, copia sprecata, e eh, a quanto? Sembrava spaventata a dire la cifra, ha preso una scheda e me l'ha fatta vedere. Avevamo messo in catalogo prezzo a richiesta ed eravate preparati a trattare. Io ho detto subito il massimo e quello non ha neppure chiesto uno sconto. Ha firmato l'assegno e via. Su lunga, come si dice a Milano. Siamo ormai a questi livelli. Non avevo più nozione dei prezzi correnti. Complimenti Sibilla, a noi quanto gli era costato? Direi nulla, ci cioè, ho accorato dei libri della biblioteca Gambi a poco a poco rientriamo tranquillamente dalla cifra che avevamo pagato per tutto, a forfait. Ho provveduto a versare la in banca e poiché sul catalogo non c'era il prezzo, credo che sia il dottor Laivelli. Aiuta, sul piano fiscale ne usciamo molto bene. Sono dunque di quelli che vadano il fisco? No, un Bodoni, fate quello che fanno i vostri colleghi. In genere dovete pagare tutto, ma su certe operazioni fortunate ci si dà, come si dice, un colpo di pollice. Voi siete un contribuente onesto al 95%. Dopo affare non sarò al 50%. Ho letto da qualche parte che un cittadino deve pagare le tasse sino all'ultimo centesimo. Mi è parso umiliato, non ci pensate comunque, gli ho detto paternamente, ne, ne parlo io con la Iverdi, paternamente, ho detto in, in modo quasi brusco. Ora lasciatemi vedere un po' con gli altri libri, si è, ritira, si è tirato indietro e si è andato a sedersi al computer silenzioso. Guardavo i libri, li studiavo, una commedia per Bernardino Benali 1491, un liber pensatore, <ride> scherzo, un liber psianomiae dello Scotto 1477, un quadripartito di Tolomeo 1484, un calendario. Della Reggio Montano del 1482, ma anche per i secoli successivi non era proprio sfornito. Ecco la bella prima edizione del nuovo teatro dello Zonca. E un oramai che era una meraviglia. Conoscevo ciascuna di quelle opere, come ciascun antiquario che, che conosca a memoria. I grandi cataloghi, ma non sapevo di avere una copia. Eternamente, tirava fuori i libri e li rimettevo a posto. Ma in realtà pensavo a Sibilla. Gianni mi aveva fatto quell'accenno, indubbiamente malizioso. Paolo ma aveva tardato a parlarmene, sino all'ultimo momento, e aveva usato alcune espressioni quasi sarcastiche, anche se il tono era neutro, carino anche troppo, un gioco tra voi due. Niente di particolarmente astioso, ma mi era parsa un pelo dal di dire che era una, una cheta. <coughs> Siamo a pagina 53.